La guerra. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziammo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte d'energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, computer portatili. Però, nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. E ho paura. Per me. Per mia moglie. Per mio figlio. Perché il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato. Che la guerra. La guerra non cambia mai. La guerra non cambia mai. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani, tesoro. Tu dici? Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Tocca a me, ragazzone. Fammi un po' di spazio. Buongiorno, signore. Il suo caffè a 78,6 gradi centigradi, preparato alla perfezione. E il giornale di oggi? Grazie, Codsworth. Ma certo, signore. Grognak il barbaro e la giungla dei bambini pipistrello. Il mio preferito. Sugar Bombs, 100% del fabbisogno giornaliero di zucchero. Sembra che qualcuno abbia fatto la cacca. Mi occuperò del piccolo Sean. Sai, all'inizio ero nervosa, ma Codsworth è davvero bravo con Sean.
Ehi, tesoro. Beh, ma guardati. Come ho fatto ad avere una chi li ha lasciati qui? Secondo le previsioni della settimana prossima, ci attende una massima di 11 gradi lunedì. Inoltre, sembra che anche le nostre truppe stanziate oltremare stiano incontrando un tempo insolito. Sull'isola di Mamba Giao le notti sono fredde, insolito per l'Asia sud-orientale, ma il 5° reggimento di fanteria si trova a suo agio, come se fosse a un picnic autunnale. Puoi rispondere tu. Probabilmente è quel venditore. Ti cerca tutti i giorni. Buongiorno, siamo della Voltec. Mi dica. Lieto di vederla, Lei non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Sono giorni che ci provo. Si tratta di una questione della massima urgenza, gliela assicuro. Che c'è di tanto importante? Oh, niente meno che il suo futuro. Non so se l'ha notato, signore, ma questo paese è diretto verso la rovina. Perdoni il mio linguaggio, ma il grosso boom è inevitabile, temo. E arriverà prima di quanto lei creda, se capisce che cosa intendo. Ora, io so che è un uomo impegnato e quindi non le ruberò molto tempo. Il tempo è una merce preziosa. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Vault locale, il Vault 111. Magnifico. Oh, lo è, mi creda. Bene, siete già autorizzati ad accedere al rifugio in caso di annientamento atomico imprevisto. Devo solo verificare alcune informazioni, nient'altro. Mi parli di questo Vault? Oh, possiede tutte le comodità di una casa moderna, gliel'assicuro. Per non parlare della protezione totale da radiazioni nucleari e mutanti ostili. Un futuro migliore sottoterra. Non è solo una missione, è una passione. D'accordo, procediamo. Splendido, splendido. Adesso, vediamo. Magnifico, è tutto. Devo solo consegnarlo al Vault. Congratulazioni per aver protetto il vostro futuro. Grazie ancora. Ehi, è una sicurezza in più. Varrà pure qualche scartoffia, no? Per te, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Ottima risposta. Ho i miei momenti. Questo pomeriggio qui in città, gli incredibili Sultan di Boston tenteranno di... Ho cambiato Sean, ma si rifiuta ancora di calmarsi. Credo che abbia bisogno di un po' del suo affetto paterno. Hai sentito Cosworth? Va pure. Ah, e tu come sei finito a terra, signor Orso? Come stanno i due uomini più importanti della mia vita? Gira un po' quella giostrina. La adora.
Come sta il mio piccolino? Molto meglio, eh? Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Il tempo dovrebbe reggere. Sì, è una buona idea. Signore? Signora? Dovreste venire a vedere. Cotsworth, che succede? Seguito da... Sì, seguito da lampi. Lampi accecanti. Suoni di esplosioni. Stiamo cercando di ottenere conferma. Cosa? Sembra che abbiamo perso i contatti con le stazioni affiliate. Stanno arrivando rapporti confermati. Ripeto, rapporti confermati di esplosioni nucleari. Oh mio Dio. Che succede? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Dobbiamo andare al Volta. Subito! Ho preso Sean. Andiamo. Abitanti di Century Hills, se siete registrati, evacuate immediatamente verso il Volt 111. Aiutami a portare tutto! Abitanti del Volt, presentatevi al cancello! È assurdo! Io sono la Volta! Non puoi entrare! Io entrerò! Non potete fare! Scusa! Oh! Ok! Fanno entrare te e non me! No! Qualcuno mi sentirà! Non siamo nel programma. Dobbiamo entrare! Siamo sulla lista! Moriremo tutti! Uomo azzurro. Per arrivare le bombe! Donna che importa se siamo nel programma! Ok, procedete. Buona voi due, seguitemi, forza! Che ne sarà di tutta quella gente fuori dal cancello? Stiamo facendo tutto il possibile, non vi fermate! Salite sulla piattaforma! Al centro! Ci siamo quasi. Ce la caveremo. Vi amo. Tutti e due. Ti amiamo anche noi. Oh mio Dio! Tieniti! Questa cosa non può andare più veloce! Oddio! 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 Oddio!